Premetto che in questo momento sto in uno stato di coscienza non ordinario. Il ciò significa che percepisco la realtà in maniera leggermente diversa dallo stato in cui la percepisco appena mi sveglio, diciamo. Diciamo che giornalmente dedico del tempo all'inquisizione della natura della realtà. Proseguire a vivere nella realtà senza mai fermarsi a domandarsi che cosa sia è equivalente a un topo che gira la ruota senza domandarsi dove sono. Cosa ci faccio qui? Cos'è questa ruota? Cos'è questo posto? Cos'è io? La difficoltà nel rispondere a queste domande per l'uomo riguardo a se stesso lo ha portato nel tempo ad abbandonare queste domande. Ho avuto una naturale inclinazione a non solo rimettere sul tavolo queste domande, ma comportarci come se non ci siamo mai nemmeno lontanamente avvicinati alla risposta di queste domande, equivale a dire che è un'area in cui potenzialmente il progresso potrebbe farlo chiunque, in qualunque momento. Quindi l'identificazione nella scienza, chiamiamola, della coscienza, quindi voi siete in qualunque momento, anche adesso, se voi lo dite a voi stessi, divenite immediatamente degli scienziati ricercatori in termini della natura della realtà. Semplicemente perché voi siete la realtà, il fatto che ci sia un io dietro i vostri occhi vi dà il potere e il ruolo di maggior affidabilità nell'intero creato. Perché qualunque cosa ci sia dietro a questi due occhi umanoidi che condividiamo, è la stessa cosa che è dietro ai due occhi o i tre o gli otto occhi di qualunque altra creatura nell'intero pianeta e universo. Quindi qualunque altra creatura dell'universo e voi qui ora avete la stessa identica posizione sul piano della coscienza. Non c'è nessun tipo di piramide o gerarchia in termini di ricerca dell'io. Siamo tutti io, compreso il vostro animale domestico o l'animale che avete schiacciato per sbaglio camminando con la macchina o la formica che non avete visto sotto la vostra scarpa mentre camminavate. Qualunque cosa animasse quella formica, anima voi. Questa animazione, questa vita, è questa creatura che tutto vive, che tutto anima, è l'unica cosa realmente reale nei termini dell'assoluta imparzialità dal punto di vista della non cambiamento, quindi una realtà eternamente identica, qualcosa che non può mai cambiare a prescindere da cosa stia animando, esattamente come l'elettricità è sempre identica. A prescindere che stia animando un televisore,
o un razzo nucleare, o un cellulare, o un satellite, quell'energia è immutabile. E la coscienza è questa luce, possiamo immaginare, in termini visivi, animata, che ha permeato e ha creato se stessa in miliardi di forme. Io non so se tutto questo può essere capito da un video, ma quando moriamo e torniamo a essere quello, o torniamo a essere a conoscenza di essere quello, non so come dire, diventa chiara l'illusorietà dell'identificazione con la singola creatura sul singolo pianeta. Dalla prospettiva di questa creatura, ognuna delle nostre forme è se stesso. Emerge ed è stato creato da se stesso, per via di se stesso e per esperienza di se stesso e per volontà di se stesso. In termini pratici, siete dotati, poiché se stesso ha voluto così, ci ha dotati, ha dotato se stesso in questa dimensione, ovvero noi, perché siamo se stesso in questa dimensione, di strumenti di bordo, differenti e distinti apparentemente in tutte le parti di se stesso. Ha dotato queste parti di se stesso, ovvero i propri corpi, di una mente a sé stante, per fare esperienza a sé stante da se stesso momentaneamente, e quindi ha anche dovuto creare il tempo. Tutto per fare esperienza di se stesso.